del tubo, bentornati qui su canale Switch Music, ragazzi. Siamo qui in un video un po' particolare. Oggi vedete, non è camera mia questa, vedete, sono illuminato dal signore. Ma detto questo, io spero l'audio sia buono perché sto usando quello della videocamera. Sono fuori da casa oggi, ma voglio approfittare di fare questo video perché questa sera, ovvero lunedì sera alle 21, giocherà l'Italia dell'Ital Basket per qualificarsi alle Olimpiadi. Mica cazzate, insomma. Volevo appunto parlarvi di questo preolimpico. Preolimpico che si svolgerà dal 4 al 9 luglio a Torino. Purtroppo non sono riuscito ad andare. Volevo andarci, ma purtroppo per varie cause non ci sono riuscito. Un peccato, se no sarebbe stata una gran figata portare il video da Torino. Comunque giocheremo questa sera e domani sera alle 9 e, sperando di vincere almeno una delle due partite, venerdì la semifinale e, in caso di vittoria, sabato la finalissima per accedere alle Olimpiadi. Siamo in girone con Tunisia e Croazia. Croazia, che come tutti saprete, squadra super ostica. Tunisia, meno ostica, ma non per questo una squadra materasso, perché se è qui al torneo preolimpico c'è comunque una ragione. Voglio fare una parentesi prima di parlare dei convocati per ringraziarvi di tutto il supporto che state dando alla serie del MyGM, che ovviamente vi lascio in descrizione, e per dirvi che questa sera, come anche domani sera, ovviamente guarderò la partita e scriverò un post, una foto, un qualcosa sulla pagina Facebook, a cui, se non avete ancora messo mi piace, uno, male, e due, lo trovate il link in descrizione, in cui possiamo commentare assieme sotto il post, sotto la foto, dove volete, la partita e quello che sta succedendo, quello che dovremmo fare, quello che non dovremmo fare, bestemmiare se perdiamo e esultare assieme se vinciamo. Chiusa questa parentesi, parliamo dei convocati. Io veramente qui vorrei dare un bacio a Ettore Messina, se potessi, perché non tanto per chi ha convocato, ma per come ha convocato le persone. Nel senso, è una delle poche volte, rare volte, da quando io mi ricordo, essendo ancora giovane, che l'allenatore non chiama più di tanto le figurine, ma i giocatori di cui ha bisogno secondo il suo modo di giocare. Cioè, abbiamo lasciato fuori gente come Cinciarini, gente come Della Valle, gente come Pascolo, che comunque Cinciarini era il play della nazionale europei. Della Valle e Pascolo hanno fatto forse il loro miglior anno della carriera. Pollonara non ha fatto il miglior anno della carriera, ma era in nazionale l'ultima volta. Tutti fuori, lasciati per tenere Poeta, leader incontrastato dello spogliatoio, e per convocare una new entry come potrebbe essere Tonut. E questo, secondo me, a parte il valore singolo dei giocatori, di cui la scelta si può essere d'accordo o non essere d'accordo, ma questo è un altro discorso, il fatto di aver chiamato giocatori congeniali al proprio sistema di gioco già mette Ettore Messina in un piano più alto o un passo più avanti rispetto agli altri allenatori. Questo perché, se lui vuole far giocare la squadra in una certa maniera, ha bisogno di giocatori che siano adattabili a giocare in quella maniera. C'è poi da dire che, secondo me, la convocazione di Tonut è dovuta anche al fatto che Bellinelli non è al 100% fisicamente, perché, immagino saprete, dovrà giocare con la maschera, quindi avremo il nostro eroe mascherato a difenderci, anzi a portarci a Rio. E forse Tonut al posto di Della Valle è quello più fisicamente simile a Bellinelli, no? Già pronto fisicamente, diciamo così, mentre Della Valle è un po' troppo mingherlino, è un giocatore molto diverso dal Belli. Vi chiedo quindi nei commenti, ragazzi, cosa ne pensate delle convocazioni? Ditemi se magari andava convocato Pascolo, andava convocato Cinciarini, andava convocato Della Valle, secondo voi. Io sono d'accordo sul fatto di aver convocato Cervi, in quanto, come abbiamo visto dall'ultima partita degli europei, dove siamo usciti ai quarti con la Lituania, che lì ci hanno spaccato, o aperto, come preferite voi, il culetto, i lunghi. Valanciunas, come cazzo si chiamano, Kuzminkas, quell'altro, là, si chiamano tutti uguali, ci hanno veramente strapanato. Quindi io sono d'accordo col fatto, anche che se Cervi non è che mi entusiasmi, sono d'accordo col fatto di portare due lunghi, perché così ogni tanto tende a fare dei falli un po' stupidi, si trova con difficoltà e problemi di falli presto nella partita. Abbiamo un altro lungo da mettere vicino, anche se forse noi rendiamo meglio con un quintetto più leggero, quello che i Warriors chiamerebbero il death line up. Io proporrei un Bellinelli, Gentile, Datome, Pargnani, Gallinari. Qui penso che in attacco siamo ai livelli di Spagna e Francia, assolutamente. Poi ovviamente difensivamente si fa quel che si può, comunque si sa che Bargnani non è che sia questa pietra miliare in difesa, però in attacco può dare problemi a tutti. Quindi la presenza di due lunghi è molto importante, secondo me, anche perché la Tunisia
non vorrei dire cazzate, ma sono abbastanza sicuro, a sottocanestro sarà Mejri, che basket e sarà Mejri non è che proprio volano sullo stesso pianeta, però è comunque un lungo fisico che gioca in NBA e che può sicuramente metterci in difficoltà. Quindi la scelta di porre Cervi, che è 2 metri e non so quanto, non guasta mai, secondo me. Detto ciò, so che vi starete chiedendo cosa, secondo me, possiamo fare in questo torneo preolimpico, e io, così ve lo dico, possiamo assolutamente vincerlo questo torneo preolimpico. Adesso tutti a toccarsi, per piacere, veloci anche, perché l'ho chiamata, l'ho gufata, però secondo me abbiamo tutte le carte in regola per vincere. Alle Olimpiadi poi non so cosa potremmo fare, passare i gironi sarebbe già carino, diciamo così, ma pensiamo intanto a Torino. Credo che possiamo vincere, perché anche con la Grecia abbiamo le carte in regola per vincere. Certo, una partita secca con la Grecia, tanto quanto come con la Croazia, io non la vorrei mai giocare. Però purtroppo questo è il bello di questi tornei, bello e brutto. Sono molto fiducioso anche perché comunque questo gruppo dell'Italia è un gruppo molto molto unito, e il Gallo, ragazzi, come ha detto dopo la partita con la Lituania, si è rotto le palle di perdere, si è rotto il cazzo forse addirittura ha detto, non mi ricordo, comunque si è rotto le palle di perdere. Questo per un giocatore della stazza, proprio non fisica ma stazza di talento, di Gallinari, è una cosa che mi gasa, nel senso che ha proprio voglia, proprio affamato di vincere, e questa cosa di essere affamati è una cosa che può portarci molto molto lontano. Quindi io spero bene per stasera, mi raccomando, tutti alle 9 sintonizzati a tifare per l'Italia. Ci sentiamo sulla pagina Facebook, vi ricordo ancora di commentare per dirmi cosa ne pensate, un bel mi piace, iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto, lo shop delle magliette è in descrizione, e ci rivediamo domani con un nuovo video. Bella e forza azzurri!